Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Spero che l'introduzione vi sia piaciuta e ora finalmente è giunto il momento di presentarvi questo mitico mezzo, una piccola leggenda della Fiat, una macchina nata come una piccola utilitaria ma che al giorno d'oggi viene utilizzata come un fuoristrada. Questo perché grazie alla sua leggerezza e al 4x4 è in grado di affrontare varie situazioni di terreno. La Fiat all'epoca ha presentato vari modelli della Panda prima serie, della serie 141, e questo modello qua è la Panda Trekking 4x4 a 1100 di cilindrata del 2002. È tutta originale. Le uniche modifiche che ho fatto per ora sono la barra LED da 50 cm. Inoltre ho rinforzato la barra sotto della protezione del motore, perché essendo un'auto un po' bassa, quando si va a fare fuori strada è molto facile grattare sotto. Poi monta dei rialzi da 1,5 cm, che in realtà è come se neanche ci fossero, perché 1,5 cm non è niente, però l'ho acquistata già così e quindi in futuro andrò ad acquistare degli ammortizzatori rialzati in modo da alzarla un po' per fare fuori strada. Poi monta degli pneumatici della Cormud di Tessil Gomma. Sono degli pneumatici da fuori strada leggero, non sono proprio come le pneumatici Extreme, però si comportano molto bene, hanno un'ottima tenuta soprattutto sulla neve ma anche nel fango, e cosa molto positiva è che su strada non sono così rumorose come altri pneumatici da fuori strada. Poi come abbellimenti estetici ho messo delle luci LED all'interno dell'abitacolo e poi gli adesivi con il nome del profilo Instagram della Panda, ovvero il Pandino Forestale, e il nome del canale YouTube. Quindi se vi fa piacere, a questo punto vi chiedo di iscrivervi al canale, così resterete connessi anche su tutte le prossime novità, i prossimi video relativi alla Panda. Come potete vedere, purtroppo è un po' scolorita e quindi prossimamente ho in programma di riverniciarla tutta, farò il lavoro io assieme a mio papà e andremo a riverniciarla tutta, insomma, e a cambiare anche il colore, perché l'idea è quella appunto di farla diventare un vero e proprio pandino forestale. Un'altra modifica che non vi ho detto prima è la mascherina della presa d'aria del cofano. Siamo giunti alla conclusione della presentazione di questo mezzo. Non è da molto che la possiedo, però ho avuto la fortuna di testarla in varie situazioni di fuoristrada e anche sulla neve, e devo dire che sono veramente molto soddisfatto delle sue prestazioni. Ora, per concludere il video, andiamo a fare un giretto così vedete anche un po' l'interno della macchina. Bene, adesso siamo pronti per fare un piccolo tratto di sterrato. Ora innestiamo le motrici. Adesso partiamo.
siamo giunti alla fine di questo video. Abbiamo fatto un piccolo tratto di sterrato, non era nulla di impegnativo perché avremmo potuto farlo benissimo anche senza motrici probabilmente. E spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un commento per sapere cosa ne pensate o qualche consiglio, oppure lasciate anche un like. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, che realizzerò anche altri video relativi alla Panda, su qualche magari escursione o qualche avventura che andrò a fare. E vi aspetto ad un prossimo video. Ciao!